Ma può muoversi dietro di lui un SCP-096, ragazzi, non si è accorto ancora di nulla. Non vedo l'ora. Lo so, ragazzi, ieri Marci sul suo canale ha fatto uscire un video di uno scherzo che mi ha fatto, dove si trasformava in SCP-173 e poi in nero per rosso. Ha fatto un fail e l'ho scoperto. In questo momento vi dico benvenuti in questo nuovo video. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, ma soprattutto se siete nuovi iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto. È importantissimo, tastino rosso qua sotto e iscrivetevi, mi raccomando, perché oggi faremo finta di essere SCP-096 per 24 ore. Se ce la faremo, poi dirò a Marci che ero io a fargli questo scherzo, perché lui, ragazzi, guardate in tab, è nel server. Lui sa che io sono nel server, che sto facendo una cosa off camera, ma in realtà sono sul server perché voglio fare uno scherzo. Perché guardate qui, se premo questo tasto F12 mi posso trasformare in SCP-096. Lo so, è un SCP seduto, però guardate, ho installato un'altra mod che mi fa cambiare in vari tipi di mob e posso diventare Shy Guy arrabbiato, SCP-096 arrabbiato. Guardate come si muove un sacco bene, cioè, ragazzi, anzi, assomiglio a Jack che è qua dentro, anche se Jack è un po' più bello di me. Io sono uno Shy Guy un po' troppo arrabbiato. Comunque, lasciate un mi piace, un bel commento, ragazzi, iscrivetevi. E adesso iniziamo con lo scherzo, perché Marci nel server e voglio un pochino spaventarlo. Siamo pronti, Marci nel server. Guardate com'è strano, allora, c'ho la mano qua. Facciamo una cosa, io direi che continuo off camera questa cosa, continuo. Poi la vedrete tipo nel video di settimana prossima, perché tanto poi avrò staccato. Quindi okay. In ogni caso, il pavimento lo vedete settimana prossima. Ma tolgo anche tutti i cartelli, perché veramente, ragazzi, vedersi i cartelli, dov'è che è? Fatti un giretto dentro, è veramente inutile. Tolgo anche tutte queste cose qua, il letto, tutte voglio togliere tutto, tutto, perché voglio fare proprio una cosa. Sentite, ragazzi, Marci sta registrando il suo video, io sono smutato su TS, ma lui non mi sente. Peraltro è un colore, sì, un po' diverso, l'avrei fatta gialla. Gialla sicuramente, però, ragazzi, gialla faremo tutto il resto. Sound in questo momento noi scenderemo e lo faremo spaventare la prima volta. Vediamo cosa fa. Sound resumed. Marci, ciao. Ehi, non mi ha ancora visto, non mi ha ancora visto. Allora, muoviamoci dietro di lui. Vediamo. Appena si gira voglio vedere che spavento prende. Vediamo. Cioè, ehi, po' di nostro amico. Ma può muoversi dietro di lui un SCP-096, ragazzi, non si è accorto ancora di nulla. Non vedo l'ora. C'è la Telekiss War dietro di lui, vuol dire che è una spada che mi shotta, però io sono in creativa. Lo colpiamo. Ciao. Ragazzi, 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 non sta capendo. Dai, Marco, scriviamoli cosa. Lui non sta capendo, ragazzi, Allora, facciamo una cosa. Noi facciamo finta di essere SCP-096. Anzi, adesso ci sediamo. Facciamo finta, appunto, di essere un SCP normale. E facciamo finta, appunto, di sederci, come se lui fosse in creativa. Magari li scriviamo in questo modo. Ci sediamo e ci mettiamo qua e lo guardiamo un attimino. Vediamo cosa dice. Cosa fa? Non sto capendo, ragazzi. Ne abbiamo messo due. Adesso Marci si ritrova due SCP nel laboratorio. Marci non so se continuerà a farmare nel suo laboratorio, perché deve rifare il pavimento, tutta quanta questa zona, e deve fare anche giù. Aspettiamo un momento che scenda. Intanto l'animazione dell'altra SCP che andava sta praticamente caricando. Ora ce ne andiamo. Andiamo direttamente su. Andiamocene via assolutamente. E facciamo vedere che stiamo lavorando alla casa in creativa. Perché Marci si è tippato via? Cos'è quel cheater di Marci? Però non mi sta neanche calcolando in chat. Basta trollare. Trollare? Sto rifacendo la casa. Vediamo cosa dice. Guarda, sto rifacendo la casa. Ma cosa vuoi da me? Vediamo cosa ci dice. Prima eri in casa mia ad SCP-096. Io ero in casa sua ad SCP-096. Ragazzi, ma vi pare il caso? Mettiamolo in giro un po' di SCP-096, ragazzi, perché lui deve pagarla. Dopo lo scherzo che ci ha fatto fare. Io no! Ma io non c'entro niente. Noi adesso ce ne andiamo via, ci mettiamo la mod del tab, cioè quella che non ci facciamo vedere niente dal server. Usciamo, rientriamo e lui non capirà cosa sta succedendo, perché io tecnicamente sarò fuori dal server. Facciamo così, gli scriviamo, ci facciamo vedere e gli diciamo: io me ne vado adesso, che devo andare a montare i video di stasera. Ha scritto ok, vabbè, allora usciamo, mettiamo la mod e rientriamo subito. Ok, ragazzi, la mod l'abbiamo attivata, proviamo a vedere se rientriamo. Lui non dovrebbe vedere The Mark Joined, infatti in chat non è comparso. È qua che si sta facendo gli affari suoi. Quindi lui in questo momento non capirà che io sono nel server. Non dobbiamo farci sentire però, quindi
quindi dobbiamo muoverci shiftati, perché sennò sente il rumore dei passi e non capisce. Assolutamente dobbiamo anche spostarci. Prima di tutto gli sponiamo un SCP-096 qua dietro. Comunque c'è da dire che Marge sta facendo una zona nuova della casa veramente molto bella, quindi andate nel suo video e diteglielo, mi raccomando. Comunque, prima di tutto sponiamo un SCP-096 dietro di lui. Tanto lui in questo momento non saprà che ci sono io nel server, perché non mi vede in tab. Vediamo appena lo nota cosa fa. L'ha notato, ragazzi, l'ha notato. Ma non gli fa niente? Cosa vuole fare? Lo vuole catturare! Vuole catturare un altro SCP-096, però gliene mettiamo un altro qua dietro. Non se ne è accorto del secondo. Non sta capendo. Secondo me tra un po' inizia a farsi qualche domanda. Inizia a non capire. E non so fino a che punto mi scriverà su WhatsApp, perché prima o poi mi dirà: Marco, guarda che c'è un SCP-096 nel server. E in più io sono invisibile in questo momento. Anche se mi vedete normale, sono invisibile a lui, quindi in questo momento lui non mi può vedere. Per ora la situazione sembra tranquilla. Marci sta gestendo più o meno bene il fatto che continuino a spawnare SCP-096 nel server. Quindi non so se sta praticamente capendo se sono io o meno. Sei un po' tranquillo. Allora facciamo una cosa. So che lui vuole rifare questa zona. Scendiamo, perché la situazione scherzi nel server, diciamo che ci sta sfuggendo un po' di mano. Dove gli rimettiamo le SCP? Gli mettiamo nel bunker verde. Facciamo così: riempiamo questa zona qui di SCP-096. Tanto lì prima o poi dovrà scendere qua sotto. Sono un po' di SCP. Facciamo così però, dobbiamo givarci dei mini blocchi di Minecraft invisibili. Quindi give Minecraft, come cavolo si chiamavano? Mi sono givato delle barrier, solo che il problema è che qua gli SCP sono già sfuggiti di mano, sono già tutti quanti usciti. Sì, sono un po' troppi, mi sa. Ma quanto ci vuole? Ma mi fate sgamare così, ragazzi. Andate dietro, allora, blocchiamoli. Ma quanto sono... Sono fastidiosissimi questi SCP! Allora, via, io tra un po' mi devo ritrasformare. Allora, facciamo una cosa. Qua mettiamo delle barriere, così non si possono più muovere. What? Ragazzi? Marci ha scritto in chat. Allora, facciamo una cosa. Ok, è già qua sotto. Occhio, Marci, non morirmi, mi raccomando. Facciamo così, scappiamo e ci ritrasformiamo in SCP-096. Non dobbiamo utilizzare però il portale che ha lui per praticamente tipparsi sopra. Quindi dove cavolo è il blocco invisibile? È qua sopra. Marci però mi sa che ha appena triggerato di SCP-096. Allora, facciamo una cosa, mettiamoci in game mode 3 e ritorniamo qua sopra. Non capisco però a chi stia puntando Marci. Allora, facciamo così. Ora, ci ritrasformiamo in SCP-096 e lo facciamo rispaventare. Poi vediamo cosa scrive in chat, Non so se ci stia cascando o meno in questo momento, perché lo vedo un po' troppo sicuro di se stesso. Allora, in questo momento dov'è che così si deve fare? Si preme ShyGuy096, sarà uno Shy Guy arrabbiatissimo questo. Anzi, tecnicamente nel server abbiamo ancora la Keep Inventory, per colpa di tutti quanti, gli hacker o gli Herobrine. Vediamo se ci avviciniamo, proviamo a shottarlo, cosa scrive in chat. Abbiamo in mano la Broken Telekisword, quindi dovremmo ammazzarlo. Avviciniamoci a Marci. Veloci, tanto lì non la vede la Broken Telekisword. Dove si trova il nostro amico Marci? Oh! L'abbiamo fatto fuori, ragazzi. Vediamo cosa scrive in chat. Perché lui non avrà sentito l'animazione di SCP-096. Vediamo. Non capisco. Mi sa che la sta gestendo bene questa situazione. Non si sta neanche arrabbiando. Ah, comunque questa qui, ragazzi, è una punizione per il fatto che mi abbia ucciso Jack e che lui dopo mi abbia trollato con il Robin rosso. Non va bene questa cosa. Però è tutto quanto tranquillo. Troppo tranquillo. Marco, mi hai messo la mod del tab? Ragazzi, mi sa che Marci mi ha scoperto. No. No, ma che persona orrenda. No, non c'è cascato. Ah. Facciamo così, ragazzi, smontiamoci su TS, tanto lì in questo momento ci sentirà. Non activated. Ciao. sei uno scemo. Ma volevo farti uno scherzo. Ma allora, se me l'avessi fatto forse una settimana fa, ci saresti cascato. Dopo che me l'hai fatto te, non ci caschi più. Vabbè, siamo 1-1 comunque, tra scherzi tanto, fatti bene. Guarda, ti è andata bene perché ho deciso alla fine che sta parte qui non la caricavo nel video. Non so se hai sentito, perché tanto sì, l'ho sentito, sì, non ti preoccupare, lo so. Guarda che bello. La spoiler tu ai fan, la spoiler. Ah, ok, pensavo la tenessi in video, ma comunque vuoi tenerlo te, amico, anche se non puoi farci niente. No, lascialo qua, amico. Ma è mio in realtà, amico, l'ho spawnato io. È bellissimo. Oh, ma che bella la casa. Vabbè, bella, vabbè, allora, ragazzi, spero che questo video qua dello scherzo a Marci trasformato in SCP vi sia piaciuto. Sì, sto registrando. Quindi lasciate un mi piace, un commento. Vabbè, lo spogliamo così, la stanza del buon Marci. Saluta. Quasi ciao scherzato. Ciao a tutti. Vabbè, lasciate un mi piace, un commento. Scrivetemi qua sotto nei commenti magari un altro scherzo che potremmo fargli, magari fatto meglio. Ma hai messo le luci?
Aspetta, ti faccio vedere. Togliamo le torce. Togli le torce, vediamo torce, questa, queste torce. Luci potentissime che hai comprato. Uno, due, boom! Bellissime! Ragazzi, voi lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non avete fatto, uscite uno dei due video qua davanti. Mi raccomando, è molto importante, tastino rosso qua sotto. Ci vediamo in un prossimo video da Marco, è tutto. Ciao! Ciao!